Benvenuti in un nuovo video. Da come detto al titolo, oggi assaggeremo insieme i biscotti proteici di Lenny e Loris. È mattina, infatti, scusatemi se sentite pioggia, eccetera, perché fuori c'è il diluvio universale. Io sono appena rientrata a scuola dall'assemblea e quindi ho deciso di farvi questo video. Se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su e niente, se vi va, seguitemi su Instagram. Mi raccomando che lì pubblico sempre la mia quotidianità. Ma trovate tutto giù nell'info box. Torniamo al video. Allora, io ho acquistato questi biscotti sul sito di All Supplement. Sapete che io collaboro con All Supplement, ormai chi mi segue lo sa. E ho voluto acquistare questa novità perché sapete che sono i miei biscotti preferiti. Come sempre vi lascio un 10% di sconto che è Giulia 010. Trovate sempre tutto giù nell'info box. Allora, di questo qui ho. Cioè, si è rotto questo. Di questo qui c'era anche questo, però per non aprire un altro grande ho voluto provare con voi la mini taglia, che sono dei mini biscotti. Di tutti questi ve ne lascio solo uno, quindi quando apriremo il biscotto grande vi lascio i valori nutrizionali, perché adesso non mi ricordo, non ho neanche il telefono qui per fare il codice a barra, però voi già lo starete sicuramente vedendo. Questo qui non ve lo lascio di tutti perché alla fine siamo lì, può cambiare di una sciocchezza. E quindi questo è gusto chocolate chips. Si apre così. Vediamo un po'. Ma ho già il profumo, adoro. Vediamo un po'. Ne voglio prendere uno, invece sono due. Vediamo questi come sono. Belli croccanti, invece quella là mi ricordo bene, sono molto più morbidi. Sono buoni, però non sono niente di che, però sta scritto che è crunchy ed è crunchy, quindi sta scritto. Però devo dire che non è male, non è quel biscotto che sa di chimico, che sa di. Come voto gli do un 6, perché sinceramente non è tutta questa gran cosa. Non ha quel gusto particolare perché bene o male è cioccolato, però niente male. Andiamo un po' così. Io questo qui già l'ho assaggiato, però lo assaggiamo insieme. Ed è sempre Lenny & Loris gusto peanut butter. Un po'. È un bel biscottone, infatti io vi consiglio sempre di non mangiarlo tutto, ma di dividerlo. Infatti, cioè, guardate com'è. Questa è già una metà, c'è un'altra metà dentro. C'è la sofficienza, sì. Guardate com'è soffice. Profumo proprio di burro d'arachidi. Questa qui hanno cambiato la versione perché io ricordo hanno fatto qualche modifica. Io questo qui già l'avevo assaggiato e non c'erano i pezzi di burro di arachide dentro. Non c'erano. Assaggiamoci, raga, è morbidissimo. No, vabbè. No, e che cos'è? Super morbido. Questi dovete prenderli. Proprio quella morbidezza prima di mangiare una torta. No, vabbè. Io a lui do un bell'otto, no, 7,5, no, un bell'otto. Non mi voglio sbilanciare, però raga, è assurdo. Cioè, pensate che dice tutto il biscotto c'ha 16 grammi di proteine, ma non so se metà o tutto. Vabbè, voi già state vedendo tutto. Però io, come sempre, cosa mi sono dimenticata? Mi sono dimenticata di prendere l'acqua. Vado a prendere l'acqua e torno subito da voi. Comunque, ragazzi, io mi sono innamorata. Andiamo avanti con questo qui. A me ispira tantissimo. Ed è gusto zucca. Vediamo, vediamo, vediamo. Ragazzi, questi nel latte sono la fine del mondo. Anche tipo una mattina che non sapete cosa mangiare. Top. Sa tantissimo di zucca, però anche. Cioè, guardate com'è. Sa di zucca,
ma anche di cannella, molto forte, sembra la Yankee Candle. Vendo giusto un po' perché non lo so. No. Troppo forte. No. Vendo tantissimo la cannella. Troppo speziato per i miei gusti, troppo. Ma raga, questo si merita un 3,5. No, no, no. No. Avevo delle aspettative troppo alte. No, raga. Mi rimane quella bocca troppo speziata di cannella di... No, andiamo avanti. Questo è quello, è stato quello proprio più bocciato. Questo è Salted Caramel. Vediamo un po'. Questo sa un po' di amaro. No, vabbè, raga, ma quanto sono belli. Vediamo. C'è proprio i pezzettini. Questo sì. Si sente? Quella punta di fondente, però mischiato al salato del caramello, molto molto buono. Assaggiamo meglio. Devo dire che lui si prende un bel 7/7,5, sì, 7,5, molto buono, anche se devo dire che per il momento sta vincendo il burro d'arachidi, ma non avevamo dubbi. Andiamo con l'ultimo, che è questo qui, oh. Gusto torta di compleanno. Troppo curiosa di vedere questo com'è all'interno. Ah. Dentro. Vamos. Sapore non male. Niente di che. Non vi riesco neanche. Non vi riesco neanche a descrivere il sapore. Non sa di niente in particolare. Sinceramente, solo perché non è male, sa solo di dolce rispetto a quella alla zucca, io do un bel 6. Ma niente di che. Quindi per me al primo posto va peanut butter. Per me, ragazzi, se state facendo un ordine sul supplement, io vi consiglio di prendere peanut butter e salted caramel.
Oppure l'altro che tengo io, quello là, goccio di cioccolato normale, che raga, non l'ho aggiunto perché alla fine, che alla fine era uguale a questo, solo che questa è la versione crunchy. Poi per il resto, questi altri due, sinceramente, se volete provare torta di compleanno, provatelo, ma raga, zucca, no, 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 no. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piacciono queste cose. Adesso abbiamo anche un po' cambiato rispetto a proprio i versus, abbiamo fatto proprio un video recensione così da provare le novità insieme. Fatemi sapere se volete la stessa cosa tipo con le barrette, fatemi un po' sapere oppure con qualche altra cosa, creme, non lo so. Mi dite un po' voi sapete. E niente ragazzi, io spero che questo video quindi vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!